Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori che ci seguono in diretta sulle pagine di Ago Modena, Città di Modena, Fondazione di Modena, e Centro Musica di Modena e Ferrara Sotto le Stelle. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento del programma culturale di Ago Modena Fabbriche Culturali per la terza stagione dal titolo On Life, che è dedicata all'impatto delle tecnologie e le loro conseguenze sulla nostra quotidianità. Questa sera l'appuntamento si chiama Alta Fedeltà, la musica dalle piazze alle piattaforme ritorno e ci interrogheremo su come la musica sia stata modificata dalla digitalizzazione, okay? dall'entrata in scena di mille piattaforme e il fatto che siamo sempre connessi. Facciamo questa chiacchierata con due esperti. Il primo è Emiliano Colasanti, giornalista di Rolling Stones, manager musicale e discografico, che ha fondato con Giacomo Fiorenza l'etichetta 42 Records, che tra i vari produce gruppi come i Cani, Cosmo, Andrea Laslo De Simone e la Pesce e tanti altri. Ciao Emiliano. Ciao, ciao a tutti. Ciao e lo facciamo con Corrado Nuccini, chitarrista, compositore, membro dei Giardini di Miro e di altri progetti musicali come Vessel, curatore di rassegna e festival musicali, in particolare direttore artistico di eh, Ferrara Sotto le Stelle. Eh, il, ci stanno tra l'altro condividendo il video, quindi non stiamo chiarando la pagina. Il festival comincerà il 30 di giugno e finirà il 4 di luglio. Ciao Corrado! Ciao, buon pomeriggio. Grazie Ciao ragazzi. Grazie per averci invitato. Allora, grazie a voi intanto di aver accettato l'invito a fare questa chiacchierata che spero sia il più fluida e informale possibile. E, comincerei appunto a provare a chiederci su questo enorme tema che è come appunto la musica sia stata modificata eh, dall'intervento della digitalizzazione e vorrei provare a chiedere la prima cosa a Emiliano, discografico e curatore anche di un podcast extra, quindi che ha a che fare con le piattaforme da diversi punti di vista. La cosa che ti vorrei chiedere, proprio una curiosità mia, è come, come, come cambia, com è cambiata la filiera della distribuzione musicale da quando sono entrate in scena le piattaforme le piattaforme che loro stesse hanno avuto una loro evoluzione, mi viene da pensare alla prima che mi ricordo, e si capirà che sono vecchia, è Napster, e fino ad arrivare a Spotify, passando per MySpace, quindi diversi elementi. Ti chiederei quindi come è, com è, cam com è cambiata la distribuzione musicale, Beh, se è cambiata. Intanto, intanto è interessante che hai citato Napster, perché Napster non era una piattaforma, legale <ride> ed, è, ed è interessante questo no? perché Napster è, era è un, um, un software uh, peer to peer mi sembra sì, si chiamasse e, ed è ha rivoluzionato il mercato della musica ma partendo dall'illegalità perché permetteva alla gente di scambiarsi i file da un computer all'altro e quindi di non avere intermediari cioè se io avevo il disco dei giardini di Miro e lo caricavo e dentro la piattaforma un altro utente da casa sua ovunque fosse casa sua poteva scaricarselo e mentre parlavi riflettevo molto sul fatto che tendiamo ad associare questa storia della digitalizzazione della musica come una cosa recente ma in realtà appunto è dei primi 2000 cioè, ormai sono più di vent'anni che questa cosa va avanti e ci sono state le piattaforme come iTunes di Apple che poi si è evoluti scusate, è evoluta in Apple Music, ed è quella che magari eh, grazie al, all'iPod ha fatto sì che la discografia cominciasse a regolamentare una cosa che fino a quel momento aveva solo combattuto, eh, perché fino a quel momento lì, eh, tra l'altro con tentativi molto maldestri di criminalizzare l'utenza, la discografia eh, non aveva cavalcato l'ondata del digitale. Ha cominciato a farlo Apple, permettendo uh, agli abbonati, uh, che poi non erano proprio così, agli utenti di iTunes, di scaricare a pagamento la musica e lo faceva poi per vendere un supporto, che era in quel caso l'iPod, poi è arrivato l'iPhone, dove tu potevi ascoltare questa, questa musica. Il cambiamento dell'ascolto, dell del, della fruizione, sta tutto lì, no? in questa cosa che ho raccontato adesso. Perché fino a quel momento la musica eh, la potevi ascoltare di fatto solo a casa. Poi, certo, c'erano i Walkman dagli anni Ottanta, eh, però era una cosa diversa. Eh, perché, ovviamente, nel Walkman tu, magari, non è che andavi in giro con 50 cassette o 20 cd alla volta, no? ti sceglievi cosa ascoltare, lo portavi via da casa e te lo ascoltavi. Improvvisamente abbiamo avuto tutti la musica di tutto il mondo a portata di un click sempre nelle nostre tasche. Questo è stato il cambiamento principale, il cambiamento che sicuramente può aver avuto anche un effetto positivo perché è possibile accedere alla musica di tutte le epoche storiche, di tutti i generi senza dover aspettare. No, io sono abbastanza grande per ricordarmi eh, i tempi in cui leggevi una recensione su un giornale poi dovevi andare a ordinare il disco magari ci volevano settimane prima che il disco arrivasse adesso non è così al tempo stesso ovviamente si è abbassata molto la soglia dell'attenzione e sono aumentate anche le uscite perché costa meno far uscire i dischi perché spesso i supporti non si usano più cioè non sono tanti cioè non tutta la musica viene stampata sul vinilo su cd no? e mettere un album sul digitale ha un costo seguo pare, anzi, non ce l'ha. Per questo motivo, la soglia dell'attenzione si è abbassata perché siamo costantemente bombardati da musica. Il lo stesso modo in cui funziona il meccanismo delle playlist ha molto a che fare con questa logica del bombardamento perché di fatto. E enfatizza l'idea che la musica sia un sottofondo e che ti accompagna in tutto quello che fai Com'era come era la radio una volta si diceva della radio che il suo successo era che la radio tutti la ascoltano ma nessuno l'ascolta veramente perché la radio di solito l'ascolti mentre guidi, mentre lavori, mentre fai altro e, mentre invece quando arrivavi a casa e ti mettevi su un disco quel disco lì in quel momento catturava completamente la tua attenzione. Adesso è cambiato, perché adesso noi, grazie al sistema delle playlist, ascoltiamo la radio e ascoltiamo le, la musica esattamente come ascoltavamo la radio. E, tra l'altro, con le stesse modalità, perché le playlist hanno dato l'idea all'utente di, di, di una certa democratizzazione. No? Sei tu il programmatore di te stesso. E scegli tu cosa ascoltare, cosa mettere in playlist, ma in realtà ogni eh, piattaforma ha i suoi editor che curano le playlist e funzionano esattamente come gli editor della radio. E, tra l'altro spesso danno anche le stesse motivazioni inconcepibili. No? Io non so perché un pezzo viene messo dentro una playlist o no. E, è, è una cosa che si affida molto al gusto e al tempo stesso però viene venduta all'ascoltatore come una roba di totale democratizzazione. E, come dire, sai ci sono le cose che la gente vuole ascoltare, ci sono le cose che vanno meglio, e, e quello forse è un lato magari deleterio del sistema digitale dell'ascolto. Sì, ehm, infatti adesso stavi, hai citato alcuni supporti, non lo so, parlavi del Walkman o appunto hai fatto un breve excursus, mi collego questa cosa per fare una domanda invece a Corrado, perché... Eh, appunto perché sono entrate in scena eh, tante nuove tecnologie, anche insomma comunque non in una maniera eh, da, da zero a mille, è stato comunque un cambiamento graduale. No? Però eh, allo stesso tempo le, le tecnologie che sono entrate e che abbiamo a disposizione adesso. Non hanno soppiantato comunque quelle, i supporti che c'erano prima, almeno non tutti, ci sono alcune tecnologie, alcuni dispositivi che permangono. No? Si può parlare quasi di una coabitazione no? tra, tra tecnologie, appunto. Mi viene in mente, eh, per esempio, i vinili: i vinili non sono spariti, rimangono, mi viene in mente eh, qualche tempo fa, ma abbastanza di recente, anche se poi è finita questa cosa, c'erano alcuni artisti che registravano sulle cassette, no? E, e quindi vediamo che in realtà eh, da una parte c'è un'evoluzione, però dall'altra c'è anche un, un permanere no? di, di alcuni supporti. Ti chiedo perché, secondo te, ma guarda, direi mi ricollego a quello che dice Emiliano. Eh... Si parla di novità tecnologiche, ma in realtà eh, sono novità che hanno già cambiato completamente la nostra vita. E quindi, eh, soprattutto la nostra, ma la nostra vita a 360 gradi, ma nello specifico oggi che parliamo di musica, ha cambiato la nostra vita da ascoltatori. Eh, se prendiamo per buono che c'è stato un periodo magico, eh, diciamo a cavallo tra gli anni 70 e 80, dove eh, un incontro tra artisti straordinari, supporti che all'epoca il vinile era il supporto eh, migliore che ci potesse essere per tanti motivi, che poi vi dirò, eh, e un mercato eh, che aveva una forte richiesta di musica e di supporti musicali, perché era meno possibile di ora, come Emiliano ha raccontato eh, molto bene, avere questa sorta di enciclopedia della musica, ma ognuno aveva... La Propria collezione, o al massimo ci potevano essere i jukebox che riunivano insieme collezioni assemblate per, ehm, per, per luoghi di ritrovo. Eh, questa situazione ovviamente oggi, con, con la rivoluzione digitale, non c'è più. Eh, ora abbiamo questi eh, grandi raccoglitori di, di musica, quindi. Spotify, quelli che abbiamo già citato, Apple Music, eccetera, eccetera. Ehm, quello che eh, possiamo vedere, secondo me, su, sul eh, persistere della, del, del vinile ehm, è innanzitutto eh, ovviamente il fatto che mai nessuna tecnologia e, elimina per forza eh, quelle precedenti e il discorso dell'evoluzione umana, soprattutto in comunicazione, soprattutto nei processi artistici, è sempre un processo di integrazione, quindi le tecnologie si vanno, e, e, e i supporti si vanno a eh, integrare uno con l'altro. Il fenomeno, secondo me, di, ehm, il fenomeno di questo revival de, del vinile è un fenomeno che però va circoscritto a quella sfera di persone appassionate di musica di un profilo che riassumerei eh, molto brevemente nel sottoscritto, che comunque hanno eh, una passione per, eh, per la musica e alle volte eh, la impalpabilità del digitale non, non gli basta ma eh, desiderano ecco eh, portarsi a casa un qualche oggetto guarda e visto perché aspettavo che tu mi potevi fare una domanda del genere ti faccio vedere uno degli ultimi vinili che ho comprato no? questo meraviglioso disco di floating points farò a Sanders eh, e, e noi in questo momento un ascoltatore di musica ama proprio il feticcio di, di questo oggetto che ora metto ecco, con prudenza via, eh, un, un feticcio del genere diciamo che per un appassionato di musica gli riporta uh, qualcosa forse anche di un mondo che non c'è più. Uh, in realtà uh, questo tipo di, di successo ha anche tra virgolette economico riguarda persone tra i 40 e i 50 anni, pochissimi, pochissimi tra i 18 e i 24 uh, sono diciamo dei, degli acquirenti soliti. Musica in vinile eh, lo dicevamo prima. La musica è sempre soggetta a grandi cambiamenti, a grandi trasformazioni dai vinili alle cassette, al CD, all'MP3, Napster, eh, MySpace, Spotify. La musica è in continuazione, è in continua trasformazione. Eh, cosa succede quindi al supporto? Ecco, eh, dire che il supporto è morto secondo me è un errore, no, non mi trovo d'accordo. Eh, il supporto come posso dire? È, eh, citando la, la, la donna del Rigoletto di Verdi, è mobile, è molto mobile, si sposta, è ovunque, eh, è una cosa che mh, ora, ora la musica è, è più facilmente trasportabile, si passa quindi a questo quest altro oggetto qua, che adesso non so perché vibrava, ma sta, porta tutta la mia musica tutta l'interazione della mia musica. Eh, e da lì poi la nascita delle playlist, la nascita di strumenti che servono per far sì che poi questo, questa grande eh, possibilità, questa grande eh, collezione di musica che in fondo è uno Spotify possa avere al suo interno l'età di, di fruizione che, che non faccia perdere l'ascoltatore nella moltitudine delle opportunità. Mi, mi collego a questa cosa e faccio questa domanda, in realtà entrambi, eh, anche qua, è una considerazione che magari non è reale, però cioè, nel senso comunque al mutare no? eh, con l'entrata di questi nuovi dispositivi che rendono più facile eh, la reperibilità della musica stessa, no? che è in formato digitale ed è quella più diffusa, mi chiedo se corrisponda paradossalmente però a un impoverimento della qualità del suono, se sia una mia impressione, se sia qualcosa di effettivo, se sia qualcosa che voi del settore considerate quando registrate e quando anche immaginate su quali supporti verrà veicolato il brano. Allora, se, se, posso, se posso rispondere io, eh, che, che non sono un audiofilo e non ho quel tipo di, di piglio lì, non l'ho mai avuto, è ovvio che ovviamente il digitale ha portato una maggiore compressione del suono e questo si sa però a me più che il discorso sulla qualità interessa un discorso sull'evoluzione eh, del sound perché il modo di fruire la musica ha anche proprio cambiato come suonano i dischi per esempio eh, non è un caso ma spesso si mixa e si masterizza tenendo conto anche del fatto che la gente ascolterà la musica da un computer o da un telefono non è un caso che tante ehm, e tante correnti musicali venuti fuori negli ultimi anni, mi viene in mente la, tra la trap per esempio, ma non solo, e anche molta elettronica di quella definita full HD, e penso alle cose tipo Onyos, Tricks Never e non solo, e tutta questa musica qua ha una concezione delle basse, e diversa rispetto alla musica che, che siamo abituati ad ascoltare. No? E le ba I bassi sono quasi diventati un gadget che entra, e, sc e, e scompare nei prezzi e, e suonano diverse, così come il suono medio eh, delle chitarre, dal computer, dall'iPhone, ha un sapore diverso. Poi ovviamente, eh, grazie a Dio, come diceva Corrato bene, i supporti esistono. E coesistono, cioè fino a poco tempo fa si, eh, si è sempre pensato che i cambiamenti della musica andassero di pari passo con l'evoluzione tecnologica, quindi arriva un nuovo supporto, perché poi, par parliamoci chiaro, eh, dal vinile si è passati al CD eh, perché, perché volevano vendere un nuovo elettrodomestico, cioè la dico così, però la dico male, ma è così, no? e perché negli anni 80 magari c'era l'inseguimento di questo suono super pulito, digitale che era un po' la novità, che se ci pensate è una novità che ha accarezzato anche il modo in cui si facevano i dischi in quell'epoca sono, io sono vabbè, un appassionato di musica come tutti qua e anche co collezionista di supporti, anzi non collezionista appassionato di musica che si compra i dischi, perché non sono un collezionista e... Ehm, e ci sono una, una serie di artisti storici. Penso a Dylan, agli Stones e a Neil Young, che negli anni Ottanta cominciano a cambiare il loro suono per suonare il più puliti possibile. Proprio per seguire questa nuova ondata di pulizia formale che stava arrivando. E quindi tutti si sono buttati sul suono, che poi è stato il suono del CD: il suono del digita il suono proprio digitalissimo, pulito senza fruscio. E, andando avanti, si è voluto recuperare quel fruscio. Per esempio, io. Eh, come Corrado, per quanto ascolto la musica anche dai supporti, anche dai supporti digitali senza problemi, eh, riesco a fare un disco mio letteralmente solo quando ce l'ho e lo ascolto. Cioè mi sembra di ascoltarlo la prima volta quando poi lo ascolto da supporto. E, e poi un altro discorso che secondo me è interessante da fare è che... Non tutta la musica è adatta a tutti i supporti, no? E quindi per questo secondo me i supporti convivono bene insieme. E per esempio, la musica ambient secondo me suona benissimo su CD, e anche perché è musica di flusso e il fatto di dover girare il vinile, e la A, la tua B, cambiare il disco se è un vinile doppio, spezza quella magia che invece certa musica ha, perché è proprio bello il flusso di suoni che ti travolge dall'inizio alla fine, no? Quindi secondo me è interessante sfruttare tutte le possibilità. Una cosa che c'è da dire sul digitale è che spesso il digitale si è sfruttato nel modo meno interessante eh, perché ti permette di ampliare il modo in cui puoi far ascoltare la musica e invece si tende a seguire un canone ben preciso. Però io credo che i supporti sono destinati a convivere anche se poi ogni 2-3 anni arriva... E qualcuno a dire nel 2022? Adesso di nuovo si dice si smetteranno di produrre i cd. E io dico che in realtà nel 2022 il cd tornerà tantissimo di moda e crollerà un pochino la cosa del vinile perché sta diventando difficile, costoso e complicato produrre i vinili. Quindi secondo me penso che tornerà il cd, ho questa idea anche i floppy, <ride> o il, il mini disc. <ride> Ehm, allora, mi sono persa, no. <ride> faccio questa domanda in realtà che va a pescare un po' nel, nel, nel personale mio e ve l'avevo anticipata quando abbiamo fatto questa chiamata di preparazione. E, ri, io, insomma, mi ricordo che di aver letto anni fa ormai questo libro che è Jack Frusciante uscito dal gruppo e mi è sempre rimasta impressa questa citazione. C'è questa scena in cui il protagonista è in un pomeriggio annoiatissimo davanti alla televisione, davanti a uno di questi canali musicali che mandano a ripetizione video su video su video, e dice una cosa: Come ehm, aspetto il prossimo, se lo conosco vado a studiare, che era una pratica che io facevo cioè, quotidianamente tutti i giorni, quindi mi ci riconoscevo moltissimo. E, um, colgo l'occasione un po' per riflettere su quello che è il videoclip, no? Mi viene da pensare che ci siano stati, soprattutto a me vengono in mente degli esempi in passato di videoclip che secondo me hanno reso quasi. Famosi dei brani, mi viene in mente un esempio, ma su mille, no? perché adesso in mente è quello che potrebbe essere Take On Me degli Haha, ah, no? oppure ancora più eclatante thriller di Michael Jackson che è stato diretto da John Landis, regista dei Blues Brothers. La domanda è: in un'epoca in cui c'è una così grande frammentazione e moltiplicazione di schermi, il videoclip ha ancora la stessa valenza? Ma io eh, credo che in generale mh, la, la relazione, la musica eh, ha sempre delle valenze aperte. Eh, si combina benissimo con ogni tipo di media, eh, che sia un videoclip, che sia un film, che siano dei visual, o addirittura la musica poi ha questa capacità nella sua presenza o non presenza, di combinarsi anche con dei media digitali, i, i nostri ricordi, le nostre emozioni. Spesso noi abbiamo un'estate legata a una canzone, abbiamo un viaggio legato a una canzone. La musica nativamente, eh, proprio per vocazione sua, eh, si accompagna. Mm, quindi questa forma di eh, linguaggio che... che che citi tu che ha avuto proprio invece in un periodo ben preciso, sono gli anni 80 e 90, eh, e le sue forme massime di, eh, di anche qua, non solo di, di, di un elemento, eh, c'erano grandissimi registi di videoclip, grandissimi artisti disposti a il linguaggio del videoclip che magari prevedeva i costumi, ballare, eh, capacità che eh, magari agli artisti degli anni 70, vedi, eh, vedi Dylan, non, non, non erano proprie. Eh, questa combinazione unita anche a grandi canali, eh, a grandi canali di eh, trasmissione dei videoclip hanno fatto match regalandoci un linguaggio totalmente nuovo, totalmente innovativo e che ha permesso di ridefinire eh, nuovamente questo linguaggio musicale eh, che eh, da lì in poi è ripreso vita. Eh, per me eh, l'aspetto visivo però ora eh, non è per niente, eh, non viene a mancare, ora è, sem è semplicemente diverso, è più frammentario, però eh, tanti artisti oggi si esprimono eh, anche con dei videoclip più o meno tradizionali, magari si sono abbassati un po' i budget rispetto a, ai, ai casi che citi tu, che sono dei casi eh, eclatanti, Madonna, Michael Jackson, e eh, situazioni, eh, diciamo, eh, dire forse ad altissimo budget è, è, essere, è essere ingenerosi con quei budget che si spendevano. Eh, però gli artisti contemporanei, e eh, anche ad esempio, solo pensando a, a quelli dell'etichetta di Emiliano, che poi è anche l'etichetta dei giardini di Miro del, del, del mio gruppo, eh, se pensate alla narrazione di Martino Cola Pesce, che hanno fatto anche e lo stesso con la Pesce prima: fatto attraverso i videoclip, è stata molto importante. Andrea Lazzo De Simone eh, ha fatto videoclip molto importanti che riescono a. Eh, dare una dimensione più ampia, sensoriale, visiva alla propria musica e riuscire a spiegare ai propri fan molto di più del, del proprio mondo estetico musicale. Eh, quindi secondo me il videoclip, anche, 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 anche come il supporto, non è morto, eh, è trasformato, eh, è molto più frammentato, lo si trova un po' qua e là, è diventato una storia Instagram, è diventato eh, alle volte un video su YouTube. Eh, ma è ancora uno dei, dei linguaggi, secondo me, più importanti per riuscire a comunicare eh, quella cosa che nella musica rock o, o tutte le sue evoluzioni, fino alla trap, la musica che piace ai giovani, ehm, il, il linguaggio dell'immagine è fondamentale, il match, il match tra musica, immagini, suono è la cosa che, da, 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 da Sgt. Pepper dei, dei Beatles, passando per. Eh, Space Oddity di David Bowie, fino ad arrivare a Thriller di Michael Jackson, Madonna, e passare per gli anni 90, Nirvana, fino ad oggi, è la cosa che ha sempre eh, fatto eh, strage di, di cuori e seguito, e, e tutti noi ne siamo estremamente legati, appassionati, tant'è che ci scende un po' la lacrimuccia a pensare ai nostri videoclip, alle nostre cose che nel tempo ci hanno segnato. Tra l'altro se ci pensate nel, nell'ultimo anno anche quella parte di musica che non era destinata ai, al video, cioè ai concerti si sono spostati sui videoclip, no? Cioè, sono diventati dei lunghi videoclip. Penso al concerto in streaming di Nick Cave all'Alexandra Palace che in realtà è un film praticamente con una fotografia ben precisa ed è un lungo videoclip con Nick Cave che suona live il pianoforte. Quindi mi sembra che... E il formato visivo stia addirittura allargando il suo ragionazione anche se non esistono più o esistono, ma sono molto marginali i canali musicali propriamente detti. Sì, a tal proposito mi collego per fare questo ragionamento. Sempre sul significato, no, sul linguaggio, non, diciamo l'aspetto visivo della musica, no? E, Proprio probabilmente sulla scia dei, video, dei videoclip e anche su quelle che erano i, i fermenti degli anni 70 o 80 ehm, la musica è sempre stata anche generatrice di, eh, di un certo tipo di estetica e non solo, di un certo tipo di estetica, di moda e anche mh, collegata a, questo, a, a questa estetica c'era quasi un significato no, senza il quasi politico e quindi creava delle, so, delle sottoculture, no? oggi vediamo la figura dell'artista, personaggio che ha prodato su diverse piattaforme, su social, è diventato un influencer, vi chiedo, la musica, l'artista, perché poi ci si riconosce in una persona, non tanto nell'entità, ehm, è in grado ancora di eh, dettare un certo tipo, di, di identità, è un'identità meramente estetica oppure è ancora capace di creare subculture se eventualmente ce ne fosse bisogno? Chi comincia? Emiliano, <ride> è a <tua> questa. <ride> Aiuto! Nel frattempo ha segnato la Macedonia del Nord. E allora... E, no, è, è molto complesso quello che, che dici, perché è vero che l'estetica ha comunque un ruolo fondamentale come è sempre avuto e continuerà ad avere. E è vero pure che l'estetica in qualche modo, è, è, rispetto ai discorsi che facevi tu, magari sta cannibalizzando tutto il resto, nel senso che si è perso magari il significato sottoculturale, c'è cioè più proprio il significato legato puramente all'immagine e eh, mi viene in mente appunto ehm, adesso eh, addirittura capisci determinate cose degli artisti letteralmente dalle foto promozionali è sempre stato così perché ci sono foto iconiche poi ovviamente finiamo sempre a tirar fuori Bowie no? quando parliamo di queste cose eh, però eh, è evidente ehm, che l'immagine ha un, un ruolo importante e, um, una volta magari aveva un ruolo appunto, che puntava tanto a creare una sorta di appartenenza quindi nei confronti proprio delle comunità che ascoltavano determinata musica no? penso a, a, ai dark che si vestivano tutti come i membri dei bowers dei cure e, e, e quella era un'indicazione o il punk il punk eh, è proprio la, mh, la base dell'appartenenza o il primo hip hop e adesso invece nel tempo è diventato magari più importante trasmettere delle cose, cioè trasmettere di avercela fatta in alcuni generi musicali, trasmettere quindi di poter comparsi le marche giuste, le cose giuste, no? però l'estetica ha comunque un ruolo sempre, sempre molto, molto centrale. Io credo che in realtà la sottocultura degli ultimi 30 anni sia internet stessa cioè sia diventata a sua volta una sottocultura e sia la sottocultura dominante perché fa sì che delle macro o micro nicchie convivono tutte nello stesso momento, no? anche pestandosi un po' i piedi eh, e quindi è un po' più complicato eh, magari puntare proprio al discorso dell'appartenenza estetica, però mi sembra che addirittura adesso siano diventati... Eh, la creazione del personaggio sia fondamentale. Eh, Se io che Corrado veniamo no? magari dal mondo de, de, di un certo tipo di indie rock in cui eh, non avere un'immagine equivaleva ad avere un'immagine. Penso di Sonic Cute, che non l'hai mai visto con una marca di un vestito addosso. e Anzi, il concetto era: eh, mentre sei il rock and roll, che è pieno di dinosauri con i capelli cotonati, eh, pensavo all'air Ermeta anni 80, l'Indie eri eh, letteralmente un paio di scarpe un paio di jeans e una maglietta senza niente scritta, sopra, senza neanche una scritta sopra, e quello era, diventava a sua volta un look pur essendo un non look. Adesso eh, è diventato quasi fondamentale farti capire da come sei conciato chi sei, no? quindi si sta tornando indietro secondo me, cioè i trapper sono come i dark degli anni Ottanta. E tutto deve essere immediato. d'altronde è legato molto al discorso che facevo prima del deficit dell'attenzione, vedi la foto di Ian Signorino e capisci subito cosa fa. E, è, è così. Io, io trovo che ci sia proprio un ritorno anche agli anni '80, ad un certo tipo di edonismo sbandierato no? di, eh, di una certa fase degli anni '80, cioè un, proprio un certo lusso mentre il paese è in crisi. Io mostro un lusso che magari è un lusso presunto, che però trasmette aspirazione uh, al mio pubblico. Ma, ehm, io aggiungerei solo mh, questa considerazione. Eh, secondo me, è eh, gi giusto, vero, la sottocultura è, diciamo che la, la creazione delle sottoculture, il luogo dove le sottoculture prendono vita e, e diventando in se stessa una sottocultura è il web, è internet, è Facebook. Eh, C'è stato però un momento in cui... Ehm, e credo tuttora sia così, eh, si sia un po' confusa l'attività la, la artistica che ha determinate regole e che credo nel bene o nel male valgano da Leonardo Michelangelo fino ai trapper di oggi eh, con il fatto di essere presenti sul web e di avere di essere influencer e di avere un seguito una, un, una consistenza nel web. Sono due cose secondo me e credo che il tempo eh, lo metterà ancora più in evidenza, mh, che vanno su canali eh, separati. Eh, secondo me l'artista, e eh, eh, mi rifaccio al film di, 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 di Sorrentino sul Papa, no? quando all'inizio dice che i grandi artisti sono quelli che non, li, non si fanno vedere. Perché un conto è essere personaggi, un conto è riuscire ad avere una voce forte nel web che ti può far diventare influencer, che ti può far diventare opinion leader, che ti può far partecipare a una trasmissione come questa piuttosto che a un salotto televisivo. Un conto è essere artisti. Eh, L'artista si cera molto del mistero, il desiderio si alimenta nel mistero. Ad esempio, io sono sempre stato eh, un grande fan di Michael Stipe, dei REM, l'ho seguito un po' su Instagram, non ho più ascoltato un disco dei REM per, per, per qualche mese, finché non mi sono distaccato dalla sua narrazione, che era troppo quotidiana per, 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 la, per, per la mia. Uh, creazione del personaggio che mi ero fatto. E vorrei citare: sempre: guarda, oggi ho questo desiderio di farvi vedere delle cose. Questo è un disco abbastanza pesante, di cui uh, avevamo anche parlato, cerco di metterlo dritto, uh, non, ha, non ha niente, non ha nulla scritto sopra, solamente dietro. È Iradio di Sono un cane. Uh, uh, che ha avuto un grandissimo hype in questo momento, ma Jacopo concede pochissime interviste non è particolarmente presente sul web, non ha questa necessità di trasformare la propria arte in una narrazione del quotidiano questa cosa secondo me aiuta molto e riesce a mettere una linea di demarcazione tra quella che è la narrazione che chiunque, le persone devono abbiamo perso si è bloccato? Eh, sì, eh, no, si è, si è ripristinato si è... immediatamente. Eh, ci sono? Sì, okay. sì, sì. Eh, si è bloccato da tutte le cose che ho detto, devo ricominciare no, da no, capo. No, 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 stavo no, parlando no. del significato, cioè nel senso dell'esposizione più o meno quotidiana degli artisti dopo in casa. Sì, che tracciano una, una linea di demarcazione tra un percorso di narrazione del quotidiano e un percorso artistico che secondo me deve essere separato. Deve essere una roba separata. Gli artisti esponendosi troppo, si consumano, diventano meno splendenti, diventano meno desiderabili, meno misteriosi. Sono completamente d'accordo. E, e, e penso che tutti noi, proprio perché era difficile riuscire a ad avere informazioni, siamo cresciuti e guardando gli artisti sul palco, avendo rischi in mano, ma senza sapere nulla della, della loro esistenza. No? E questo dava una magia speciale a, alla musica che ascoltavamo nel momento in cui la ascoltavamo, nel momento in cui andavamo a vedere un concerto. Per me generazionalmente sapere cosa fa nel quotidiano un, un musicista è proprio, cioè non è anche un interesse, nel senso che io sono abituato perché sono cresciuto in un'epoca un a 40 anni in cui quella parte lì non era più importante e per me tuttora non è importante. Voglio mh, aggiungere una cosa alla, alla roba che diceva Corrado, che secondo me è perfetta: un errore che si fa su questi tempi è pensare che si debbano fare tutte le cose in un determinato modo e basta, cioè che bisogna seguire il trend dominante. La verità molto positiva di questo tempo è che puoi fare quello che vuoi e devi sfruttarlo. Secondo me, per fare il tempo che, quello che vuoi, ci sono le piattaforme di streaming che sono partorite proprio per creare quel meccanismo dell'influencer, perché ovviamente. Eh, se tu vedi chi fa i grandi numeri su quelle piattaforme, faccio un esempio così un nome a caso tipo Sfere e Basta. Sfere basta vive spostando follower dal suo Instagram al suo Spotify costantemente. E le due cose sono collegate. Ci sono poi invece artisti e ce ne sono tanti. C'è cioè Corrato ha citato Jacopo. Eh, io sono un cane, ma anche il disco di Floating Points che ho fatto vedere prima e, e rientra in quel discorso. Ci sono tantissimi artisti che invece. Usano le piattaforme semplicemente come un luogo dove il loro catalogo finisce, ma non è lo zenith eh, del loro percorso, non è l'unica cosa a cui guardano. E, lì è uno scaffale dove finisce la tua musica, ma non è il senso della tua musica, e, ed è questo, secondo me, un concetto importante da far passare: il fatto che comunque eh, si può essere artisti liberi al di là delle regole ma si è artisti liberi al di là delle regole grazie a Dio ce ne sono tanti e la cosa che è interessante da dire è che ci sono poi anche riscontri numerici, cioè il disco di Io sono un cane entra nella top ten dei dischi più venduti in Italia, ma Sufia Stevens in America arriva al primo posto della classifica, ed è esattamente quella cosa lì Anche eh, i bisogna secondo me cosa? anche, anche i Mogwai eh sì, o i Mogwai di Chistara Costante i My Bloody Valentine sono entrati, sono entrati con tre dischi in top ten di 30 anni fa, cioè tre dischi di 30 anni fa, perché li ho fatti riuscire tutti insieme e sono entrati tutti e tre in top ten una settimana. E, e, viviamo un tempo che ti permette di fare tutto, secondo me, l'importante è, è spiegare, cioè far capire perché spiegare è una parola brutta agli artisti che si può andare oltre il sistema cioè non bisogna pensare che conti per forza solo l'algoritmo solo spotify solo che ti piazzano nella playlist giusta cioè bisogna proprio usare questi esempi positivi che ce sono veramente tanti per far capire che in questo momento storico c'è libertà di usare sì io sono d'accordo e anche credo mi attacco a una cosa che hai detto che appunto una volta per eh, per rimanere nel mistero dell'artista o comunque per poterlo vedere o conoscerlo dal vivo l'unico contatto che si aveva era quello del concerto dove potevi solo sperare di andare in prima fila andare sotto le transenne il più presto possibile e che poi la cosa, la cosa divertente è che la narrazione del quotidiano di cui si parla adesso è comunque una narrazione fittizia che viene scambiata per vera e questa certo. è l'altra parte del discorso perché sì. uno decide sempre cosa mostrare no? certo. quindi è comunque una proiezione però è una proiezione che aggiunge magari una parte che poi rende meno interessante il comparto artistico. Sì. Sì. Poi la, la, la super mega esposizione eh, crea a portare non artistico a personaggi e il dire tanto eh, sui social porta inevitabilmente alla contraddizione perché succede ai politici, succede anche agli artisti e nel qual caso l'artista invece lo vorrei salvare, dovrebbe essere qualcuno... Che mi parla attraverso la propria musica, attraverso le proprie rielaborazioni artistiche, ma non ho per forza bisogno di eh, confrontarmi con, con tutte le sue opinioni su, ad esempio, i vaccini, ad esempio, la situazione, mh, boh, quello che volete, politica, eccetera. Eh, nel caso, ad esempio, citato da, da Emiliano, stiamo parlando di personaggi, tipo Sfere basta. Eh, con tutto il rispetto, dove poi si creano personaggi che sono nettamente, spropositatamente più famosi delle loro canzoni. Eh, ehm, è conoscitissimo con Sfere Basta, meno eh, la, la serie di canzoni. Eh, questa cosa sposta eh, mo, mo, molto l'interesse, come se Caravaggio, che dicevamo prima, fosse conosciuto per, essere, per, le, per le cose che mangiava Caravaggio a colazione, piuttosto che per i quadri che ha fatto. Per certi versi è come se fosse passata l'idea che l'artista più che esprimersi debba cercare il consenso continuo, che è una cosa appunto che era rimasta solo appannaggio della politica fino a un certo punto. No, I politici, perché poi devono essere eletti, e puntano alla ricerca di consenso e questa ricerca di consenso che ha uh, azzannato la politica dall'inizio degli anni '90 in poi ha fatto sì che le idee. Circolino meno di altro. cioè, eh, Le idee sono state mangiate dal fatto di dover funzionare perché io, ovviamente, come politico devo funzionare. La stessa cosa può succedere alla musica, però, secondo me ci dobbiamo raccontare, lo dobbiamo dire, che esiste una musica che punta a quello e esiste una musica che punta a altro. Non tutti devono fare lo stesso percorso, non è uguale per tutti. E, ma è sempre stato così, no? c'erano C'era Dylan e c'erano appunto. Eh, i monkeys che erano un gruppo finto eh, fatto solo per piacere alle ragazze eh, con altre persone che cantavano dietro di loro eh, nell'epoca è sempre stato così eh, una volta ho letto un'intervista a Damon Albarn eh, che ha una figlia adesso appena ventenne ma all'epoca era teenager tipo sarà stata 3 o 4 anni fa e diceva ma te eh, ti dà fastidio che tua figlia ascolti le boy band e lui diceva no mia figlia può ascoltare quello che, quello che vuole l'unica cosa che le ho cercato di, far, di spiegarle è che Esiste la musica vera ed esiste la musica falsa. La musica falsa magari non la ascoltare. Cioè, ci sono le cose costruite e te ne accorgi se sei bravo a guardarle. Poi c'è chi fa il pop stracommerciale molto bene ed è bellissimo ascoltarlo. Sì, dopo in realtà questa cosa, secondo me, è anche un'arma a doppio taglio, nel senso che anche l'artista, diciamo, meno esposto, più ricercato, quando fa quella cosa che... Per qualche strano motivo buca no? eh, non lo so, eh, l'orizzonte, quindi ri, eh, raggiunge un pubblico più ampio, poi viene infangato. Eh, insomma, è sempre un po' rischioso quello è normale. normale non, perché... da, non, dal non dalla propria discografica, né dal suo <ride> manager. Il proprio che, al proprio pubblico venduto. E dal director che devono fare i concerti, eccole. No, quello è normale che accade, perché il pubblico è, giustamente si affeziona, e, e quando una cosa è per pochi è più facile affezionarsi, perché è un contatto quasi, quasi diretto, no? E poi se lo vedi, eh, allargare spesso compensa. Spesso compensa diciamo, l'affetto con la gioia per vedere qualcuno che, che ami farcela. C'è questa autobiografia molto bella di, di Bob Mould degli Asker du, che si chiama See a Little Light e in cui lui racconta che quando gli Asker du firmano per la Warner, quindi la gruppo punk, e hardcore, duro e puro, firma per una major, lui si sente in colpa e scrive una lettera a Maximum Rock and Roll che era la fanzine dell'epoca dicendo scusate ci siamo venduti però ci serve perché l'etichetta prima anche se era indipendente ci rubava i soldi mentre non abbiamo un, e, un dollaro dobbiamo vivere e e in tutta risposta, la community, per cui lui si è sentito di scrivere quella lettera invece di reagire male come lui pensava, no? quello era mettere le mani avanti, cioè tutte le altre band, tipo i Black Flag, organizzarono una festa per festeggiare che il fatto di Asker 2 erano basta di una metterci. Quindi, tutto sta in, in cosa crede la tua comunità. Poi, secondo me, c'è un altro discorso che riguarda sempre gli artisti, eh, il successo è un incidente che può capitare a chiunque, cioè chiunque può, fare, può avere un momento della sua vita in cui tanto successo lo bacerà, però se ha le idee chiare e continuerà nella direzione che ha sempre mostrato al suo pubblico, io penso che il pubblico questa cosa la vedrà, l'apprezzerà. Certo. E... Grazie intanto. <ride> Apro un altro capitolo che finalmente è quello della musica dal vivo e pare che si possa pian piano ricominciare. Eh, se segnale un po' di ripresa anche ne approfitto per dire che il prossimo weekend dal 19 al 21 di giugno c'è la festa della musica a modena quindi magari controllate i programmi perché finalmente ricominciamo un attimo a fare qualcosa di reale e, e non, non posso non chiedervi non farvi la solita domanda eh, riguardo alla, pandem alla pandemia quindi vi chiedo in realtà nello specifico perché mi interessa proprio personalmente un po' come la, la musica ha vissuto la pandemia, ma poi anche da, da parte, cioè andando a prendere un esempio specifico che è quello per esempio dei concerti in streaming, che era questa nuova modalità, questo tentativo che era stato fatto, eh, come è stato vissuto da voi del settore, se, che tipo di eh, reazione c'è stata? E poi collegato a questo, sempre domanda per entrambi se in questo periodo appunto di grande limitazione, di, di non contatto con, con il pubblico, cosa di cui la musica comunque viva, vive, ehm, sia, gli artisti, la musica stessa, è stata capace magari di reinventarsi o trovare dei formati ehm, che abbiano creato originali, no? che abbiano creato un'interazione eh, all'altezza. Cioè, sfruttando il digitale all'altezza del digitale stesso, se, 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 sia, se siano riusciti a esserci delle sperimentazioni originali. Allora, io eh, prendo la, la voce de, della musica dal vivo, in, in quanto eh, organizzo, pensate che fortuna, da ben due anni, no? in corrispondenza a due anni di pandemia. <ride> Eh, questo festival eh, di Ferrara, Ferrara sotto le stelle, festival di, alla 25 edizione che l'anno scorso non si è celebrato e si celebrerà quest'anno, eh, come ha preso la musica la pandemia male. La situazione indubbiamente no, eh, ci ha preso di sorpresa, mi, mi piace ricordare in queste situazioni, eh, e lo ricordo anche Emiliano, la, la, la nostra ingenuità, purezza di cuore di quando spostavamo i concerti da una settimana all'altra, a dieci giorni, a quindici, a un mese, eh, cercando di capire eh, giorno dopo giorno quale medicina amara invece avremmo dovuto bere eh, nel corso di, 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 questi, di questi due anni. Eh, di sicuro in, in questo periodo assurdo Uh, e mi ricordo uno scambio di messaggi che abbiamo avuto con, con Emiliano, cred, credo verso fine anno, dove gli ho detto: Guarda, uh, è un anno dove ci sono tante cose che spero di non rivivere mai più. Ma non tutto è stato da buttare via. In quest'anno, il mio cervello ha corso molto perché uh, abbiamo avuto del tempo di riflessione in più. Uh, si sono create situazioni per cui, ad esempio, uh, alcuni festival si sono messi in rete, uh, alcune uh, agenzie si sono messe in rete, sono stati creati. Anche a, a, a fronte invece di, di un mondo, quello della musica, che è molto estremamente competitivo, estremamente legato a, a dinamiche del commercio, è riuscita a creare delle situazioni di solidarietà, di trasversalità, di ascolto. E speriamo che queste cose non siano. Ehm, tipo le preghiere che si fanno il giorno prima dell'esame, no? ma che sia qualcosa che eh, serva a dare nuovo slancio. Eh, le innovazioni noi, ne, nei nostri percorsi che vediamo eh, possibili nei festival sono Almeno su tre settori. Uno è il settore digitale, quindi cercare di prendere, di prendere questi strumenti che, che abbiamo scoperto e abbiamo anche già detto prima c'erano già e di portarli però eh, a compimento. E quindi cercare di integrare quella che può essere una fruizione dal vivo che nessuno, nessuno mette in discussione e che sarà sempre la fruizione unica con cui si potrà partecipare a un festival. Ma cercare di utilizzare gli strumenti digitali per riuscire ad aumentare. La, le capacità di Comunicazione dell'esperienza festival. Eh, permettendo magari a chi non, non, non è, è impossibilitato venire, o permettendo comunque a chi ha partecipato di portarsi a casa contenuti, esperienze. Eh, ad esempio, molte, non ne abbiamo parlato, ma molto interessante l'esperienza del podcast di Emiliano, dove si riesce ad approfondire con artisti eh, cose che non sono la pornografia del quotidiano, che dicevamo prima, con Michael stipe che si fa di, di self con tutti i loro amici, ma sono contenuti veri che quando tu li ascolti ti fanno conoscere meglio gli artisti ma in una dimensione importante. Eh, un altro discorso è sulla, uh, sulla inclusività, cercare di portare molto in Italia, poi siamo molto indietro, ma molta più parità di genere, cercare di avere delle line-up che siano composte da uomini e da donne in, in pari modo, cercare di, di far sì che anche gli staff dei festival, che le, le maestranze tecnici riescano ad avere Finalmente una componente femminile, che in tutto questo tempo non è successo, e mh, si dice molto spesso perché il bacino d'utenza da cui peschi è diverso. Beh, cerchiamo di mettere dei bacini d'utenza pari così che i festival da qui ai prossimi tre anni perché tutte queste trasformazioni poi richiedono economie, richiedono investimenti, richiedono percorsi e da qui i prossimi tre anni si riesca a fare. E l'ultimo passaggio, poi chiudo, è sulla cultura green perché non credo ci sia bisogno di spiegarlo, però cercare di far sì che i festival possano, nell'accumulare tante persone in poco tempo nello stesso spazio, possano avere un impatto il meno possibile dannoso, quindi favorire al massimo il trasporto con bicicletta, mezzi cercare di fare tutte quelle cose, eh, le, le certificazioni, tutto quello che può servire a un festival per essere il minor impattante possibile. E, bene, <ride> faccio l'ultima domanda per concludere un attimo, sempre per quanto riguarda diciamo, la musica dal vivo. E, mh, il popolo dei festival, no? Che vabbè, adesso è rimasto a digiuno per due anni, ma è sempre stato appunto una comunità, attorno ai concerti, attorno ai grandi festival si sono eh, sempre. Non solo musicali, ma in questo caso mus musicali create dalle comunità no? di interesse in questo caso. E, con l'entrata in, in scena delle piattaforme, cioè L'ascolto della musica in realtà sulle piattaforme è capace di creare comunità? Di creare community? Cioè, c'è un modo per creare legame tra gli ascoltatori sulle piattaforme. E, e se c'è, è un modo superficiale o effettivo? Allora, ti avrei risposto di no prima della pandemia, e però è successa una cosa all'inizio, proprio del primo lockdown che mi ha colpito molto. Ehm... I dati dello streaming eh, sono crollati di brutto e, e poi non sono mai più risaliti, cioè sono risaliti leggermente, ma non sono mai più risaliti a come era prima della pandemia. E una risposta che, che, mentre per dire, sono aumentati tantissimo eh, i videogiochi. Cioè le piattaforme di videogiochi e le piattaforme tipo Netflix, Amazon Prime Video e cose di questo genere. È una spiegazione che, che è stata data: io sono anche, un, appunto, da appassionato un lettore di, eh, di cose che inquadrano la musica nel contesto sociale e, e, e politico, diciamo, che, che viviamo. E mi sono imbattuto in una lettura molto interessante che raccontava come effettivamente. La musica digitale che noi associamo all'isolazionismo, no? perché è proprio musica fatta per essere ascoltata da solo in cuffietta, e tant'è che sono emersi tante band, penso agli XX per esempio, che fanno proprio una musica che ha senso quando te l'ascolti da solo e perde parte del suo senso quando li ascolti dal vivo. In realtà per le giovani generazioni, che sono poi quelli che lo streaming lo mandano avanti davvero, l'ascolto anche dalle piattaforme è comunitario. Perché magari te l'ascolti con la cassa Bluetooth mentre vai a scuola in autobus la mattina, o appena esci da scuola, o quando ti becchi al parchetto, o comunque la condividi. Eh, L'isolamento forzato ha abbassato la condivisione de della musica. Quindi ti avrei detto di no prima, adesso sono convinto che sì, anche, anche sul digitale c'è forse possibilità di fare comunità, ma è una comunità diversa rispetto a quella che avviene eh, Attraverso i concerti, e penso che quella cosa non cambierà mai. Cioè, l'emozione di un momento vissuto tutti insieme. La connessione che si crea tra chi è sul palco tra chi è sotto è una roba che non puoi replicare. Non puoi replicare, è, è, non puoi replicare a distanza, non puoi replicare quando ascolti i dischi. Sicuramente quando ascolti un disco la prima volta proverai un'emozione, ma è già un'emozione diversa rispetto a quella che avviene in quel momento lì. Perché di fatto il concerto. Un atto unico e ripetibile, non è mai uguale a se stesso, e questa cosa è anche una delle ragioni per cui l'aspetto comunitario della musica eh, ottiene il suo massimo proprio nel concerto, perché chi è lì in quel momento sa che sta vedendo una cosa che domani non rivedrà. E non rivivrà più. Non è un caso che in questi anni eh, di crisi del mercato discografico, appunto, è crollata la vendita dei supporti, ma sono aumentati gli spettatori e live prima dell'arrivo della pandemia, perché l'unicità di quel momento è, è proprio fondamentale a creare la condivisione comunitaria della musica. Ma Io eh, non posso che essere d'accordo, eh, anzi, dico che secondo me. La condivisione che una comunità di appassionati di musica attraverso un festival eh, si celebra è, è qualcosa, eh, non fraintendetemi: eh, però, ha qualcosa che ha a che fare con la sacralità, è qualcosa diviso dal quotidiano, è qualcosa di magico. E una comunità in quel momento lì si rigenera, e mai come in questo momento, dopo due anni. Di preoccupazioni di questa nostra messaging a battle che mettevamo, no? Citando i polis con dentro tutte le nostre preoccupazioni legate ai nostri cari, al nostro lavoro, a, alle nostre prospettive future. Eh, tutti questi messaggi che abbiamo messo nella bottiglia hanno bisogno più pian piano di essere aperti e in buona parte buttati via. Eh, niente di meglio che la, che la musica, una celebrazione collettiva, eh, almeno per me chiaramente, che sono di parte. Niente di, 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 di meglio che un concerto, un festival, all'insegna eh, della ripartenza, dei, dei colori, dello spirito, tu, tutto quello che ha fatto grande il, for, il format festival, no? anche, anche l'idea utopica che c'è dietro, eh, niente di, di, di meglio di questo eh, è ciò di cui abbiamo bisogno ora. E, e, e per concludere, giusto, le mie considerazioni sulle nuove tecnologie vorrei dire eh, in maniera abbastanza chiara che non, no, non sempre e non solo bisogna avere nuove tecnologie, nuovi canali, eh, nuove informazioni, bisogna sperimentare, perché il problema che molto spesso si. Uh, si confonde questo conformismo che noi notiamo sulle piattaforme, per cui tutti provano a fare il singolo per andare nel, nelle playlist. Va superato perché la musica supera il conformismo: la musica è fatta per sovvertire le regole. Eh, questo tipo di cose, le tecnologie, le, le piattaforme danno un potenziale infinito di sperimentazione, forse pure troppo, magari ci si resta bagliati e si fa la scelta più, più banale, più ovvia, però non, non, non è assolutamente da, da fare così, bisogna prendere questo grandissimo potenziale che tutte le piattaforme, tutto il digitale, il fatto che posso diffondere ovunque la mia musica, eh, prenderlo e, e riuscire a renderlo grande, questo sarà il compito delle generazioni davanti a noi. Sì. Mi, mi, accodo, mi accodo a Corrado, visto che stiamo parlando appunto di l'impatto che hanno sul, sui live e, e quello che mi viene da dire è molto semplice. Una cosa che è successa durante quest questi due anni, che comunque sono stati due anni di transizione in cui abbiamo dovuto tutti capire quello che ci stava accadendo e che ci stava accadendo non solo nella sfera musicale ma nella sfera privata, personale, perché poi l'impatto di questa cosa ha avuto effetti no, sulle vite di tutti, non solo sulla sfera eh, del lavoro, delle passioni diciamo, artistiche. E, um, una cosa secondo me importante è capire che i piattaforme diverse chiamano linguaggi diverse cioè per dire a me una cosa che non è piaciuta è, io amo i concerti non amo i concerti streaming anche se li ho visti e credo che quella roba lì continuerà a durare eh, anche se poi li prenderemo però la sensazione che ho avuto è, è che si sia usato un linguaggio eh, una tecnologia che chiamava magari un linguaggio nuovo per in realtà replicare una cosa che ha un altro linguaggio cioè il concerto ha un altro linguaggio il linguaggio del concerto resta unico abbiamo una possibilità adesso ora sappiamo che le persone sono anche disponibili a guardare contenuti e dati alle piattaforme digitali e noi che quei contenuti li creiamo secondo me dobbiamo dare il nostro meglio per trovare linguaggi che si adattano ai nuovi linguaggi cioè per far sì che diventi una cosa ancora diversa cioè il concerto c'è un'altra cosa sì, sono d'accordo e in realtà non vedo l'ora anch'io di tornare a un concerto. E, niente, mi dicono che non ci sono domande, quindi intanto vi ringrazio per la chiacchierata, molto interessante. Grazie a te. E non mi se, se per successo. caso lo vuoi fare, da, dal 30 di giugno al 4 di luglio. C'è Ferrara sotto, le... Ferrara sotto <ride> le stelle, quindi quella, quale, quale occasione migliore ci sarà anche. Eh, io sono un cane tra, nella line up e quindi vi aspet aspetto, aspetto Emiliano aspetto tutti quelli collegati. Era, che era tutta pubblicità quella. <ride> allora io, Corrado ti aspetto invece alla festa della musica, <ride> il prossimo weekend. Va bene, allora ragazzi vi ringrazio e noi abbiamo finito e buona serata, grazie buona partita e grazie. Ciao uh, a tutti, ciao Tereno, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao Emiliano, ciao. Ciao, grazie, grazie mille.